Guarda, andiamo un po' a sensazioni perché, come sapete, insomma, il ritiro non è che ci abbia facilitato il compito per quanto riguarda noi giornali e televisioni in questi giorni. Però, insomma, partendo anche da quella che è stata la formazione di mercoledì scorso e sapendo anche dove, almeno, insomma, da ciò che abbiamo percepito, da dove insomma si vuole ricominciare, una ipotetica formazione potrebbe essere questa: Branduani, Fazio, Martinelli, Pinna, Casoli, Verna, Corapi, Contessa, poi c'è il dubbio tra Baldassin e Carlini, e poi in avanti dovrebbe confermare Di Massimo ed Evacuo. Di Massimo, peraltro, uno degli ultimi arrivati, insomma, si sta ben comportando, ha guadagnato peraltro due calci di rigore a Terni e proprio mercoledì contro il Palermo. C'è un bel dubbio per Calabro per quanto riguarda l'attacco, insomma, lo stesso Evacuo, lo stesso Curiale, insomma, ci si aspettava, la società si aspettava qualcosa di diverso da parte di questi calciatori. C'è Di Piazza che ancora non ha recuperato al meglio, e soprattutto credo che il problema sia a centrocampo, dove lo stesso Calabro ancora non si è fatto un'idea definitiva dell'undici titolare. Insomma, si continua a cambiare formazione di gara in gara, però non si riesce a trovare effettivamente una quadra. Quindi vedremo per chi opterà il tecnico.